Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, il cammino d'Avvento oggi ci fa incontrare una santa molto cara alla devozione del popolo cristiano, Santa Lucia, protettrice dei mali della vista. Ecco, oggi vogliamo evocare proprio attraverso questa santa la luce che arriva dal Natale, la luce verso la quale andiamo incontro nella celebrazione del mistero dell'Incarnazione. La luce che deve rischiarare soprattutto le tenebre del nostro cuore quanto è lacerato dal peccato. E allora affidiamo a Santa Lucia le nostre intenzioni, perché Dio possa illuminare la nostra vita e perdonare i nostri peccati. E preghiamo, ecco, anche per quanti sono afflitti dal male della vista e magari, ecco, ci seguono attraverso Teleradio Padre Pio e che forse non vedono, ma ascoltano la nostra preghiera che in comunione offriamo al Signore per la remissione dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, pregate per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, Signore, per l'intercessione gloriosa della Santa Vergine Martire Lucia, perché noi che festeggiamo la sua nascita al cielo possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza sarebbe come la sabbia, e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Parola di Dio. Te rendiamo grazie a te. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte.
È come albero piantato a lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Chi ti segue, Signore, avrà la luce e la vita. Non così, malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti segue, Signore, avrà la luce nella vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Fratelli e sorelle, il tempo di Avvento, forse un po' meno della Quaresima, comunque è un tempo che richiama alla conversione. E in questi giorni abbiamo ascoltato spesso l'esortazione, a partire proprio dai profeti dell'Antico Testamento, in particolare dal profeta Isaia, a seguire la parola del Signore, ad ascoltare la sua voce, a convertire la nostra vita, il nostro modo di vivere la fede, i nostri comportamenti e quindi a cambiare, nel senso appunto di rimetterci sulla strada giusta, di mettere in pratica i comandamenti del Signore e di camminare, ecco, per i sentieri che Lui stesso ci indica. È un po' il tema fondamentale della vita cristiana, che è un continuo cammino di conversione che deve sempre di più far maturare in noi la consapevolezza di essere figli di Dio e di andare incontro a Lui sempre, non solo nel Natale che ricorderemo fra qualche giorno, ma sempre nella nostra vita, sia attraverso i sacramenti, sia attraverso la preghiera, ma soprattutto poi attraverso
una vita che effettivamente, concretamente, deve manifestare la nostra condotta di figli di Dio e quindi di persone che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Perché certamente a volte, ecco, rassomigliamo molto a questa generazione di cui parla Gesù nel Vangelo, questa generazione che non è mai contenta, che forse si lamenta sempre, che da Dio si aspetta chissà che cosa, ma nello stesso tempo, nel momento in cui Dio ci chiede di compiere la nostra conversione, trova mille scuse per non andare avanti, magari per trovare le attenuanti e motivare la propria lentezza, a volte la propria superficialità, se non addirittura quel clima di pettegolezzo e di lamentele che giustamente Gesù stigmatizza nel Vangelo. È avvenuto con lui, è arrivato Giovanni Battista e tutti lo hanno preso addirittura per un pazzo, perché non mangiava, non beveva, faceva penitenza e quindi facevano fatica a capire quale poteva essere davvero il messaggio di Dio sulla loro vita, perché Giovanni Battista con parole piuttosto severe invitava alla conversione. Ma Gesù stesso, che pure è amico dei pubblicani e dei peccatori e quindi si è fatto prossimo a queste figure, ecco, anche lì queste persone hanno avuto modo di lamentarsi perché l'hanno visto come un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Comunque rimaneva il fatto che essi non si muovevano e non riconoscevano quella sapienza, come conclude il Vangelo di oggi, che viene riconosciuta giusta per le stesse opere che compie. Ecco, fratelli e sorelle, l'Avvento è un tempo che ci vuole un po' scuotere, vuole farci uscire da quel torpore dove qualsiasi cosa accada non ci tocca, non ci coinvolge, perché forse un po' siamo scoraggiati dal peso e dalla fatica del vivere, quindi non vediamo mai le soluzioni. Ma poi, perché è sempre facile porsi dall'altra parte, magari criticare, magari stigmatizzare alcune cose, proprio perché abbiamo voglia sempre di lamentarci, ma mai di coinvolgerci. Eppure il Vangelo è la parola di Dio rivolta a noi nell'oggi della nostra vita e della nostra storia e che chiede a noi personalmente di convertirci e di iniziare un cammino. Solo se cambiamo noi, forse cominceremo dal nostro piccolo a cambiare il mondo, a cambiare ciò che ci circonda, a vivere davvero un percorso di conversione. Ecco, l'Avvento è questo. Affidiamo all'intercessione di Santa Lucia, questa santa martire dei primi secoli della Chiesa, che con la sua testimonianza di fede ha fecondato appunto quel periodo turbolento, fatto anche di persecuzioni fisiche, ma non ha avuto paura. Ancora ragazza è stata martirizzata per la fede e ha saputo rispondere con quella intensità profonda, forte, autentica, sincera, pur nella fragilità della sua età. Certo, noi non siamo chiamati alle grandi persecuzioni, ma siamo chiamati a superare l'indifferenza e a volte la banalità con la quale viviamo la nostra vita cristiana. E allora l'Avvento ci deve scuotere. A Santa Lucia affidiamo la sua intercessione e la capacità di farlo. E da lei imploriamo da Dio quella luce che ha illuminato la sua vita e che deve illuminare la nostra vita per compiere davvero un cammino di conversione. Sia lodato Gesù Cristo.
Nell'attesa della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, imploriamo con insistenza la sua misericordia. Egli è il secondo Adamo, l'uomo nuovo, apparso in questo mondo, portatore di perdono e di santità. Diciamo insieme, donaci speranza ardita, Signore. Donaci speranza ardita, Signore. L'uomo saggio riconosce la signoria di Dio e segue il sentiero delle sue leggi. Perché rimaniamo nell'alveo dei divini comandi, senza compromessi e senza stanchezza, preghiamo il Signore. Donaci speranza ardita, Signore. Il benessere è legato alla pratica della giustizia e la solidità delle virtù all'impegno con il quale la perseguiamo. Perché sappiamo superare mollezze e cedimenti, preghiamo il Signore. Donaci speranza ardita, Signore. Dio è sapienza eccelsa e amore misericordioso, perché ogni credente rechi al mondo questo messaggio di consolazione e di salvezza con la bontà delle opere e la santità della vita. Preghiamo il Signore. Donaci speranza ardita, Signore. Le parole degli uomini sono incerte, fallaci e contraddittorie, perché il nostro unico Maestro sia Cristo, da cui proviene una parola di verità che dà la vita. Preghiamo il Signore. Donaci speranza ardita, Signore. Il Dio che assicura benessere fluente come un fiume e una giustizia copiosa come le onde del mare, ammetta tutti i nostri fratelli defunti alla mensa delle beatitudini. Preghiamo il Signore. Donaci speranza ardita, Signore. O Dio clementissimo, i giudizi degli uomini sono vani e instabili, i loro atteggiamenti. Donaci tu saggezza e costanza per riconoscere e proclamare come unico Salvatore Gesù Cristo, Signore nostro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo della Santa Martire Lucia ti siano graditi, Signore. Come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, la Santa Martire Lucia ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, Santa Lucia, i Santi Francesco e Chiara, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che tali peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tali peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tali beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che Dio sa. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
siamo. Signore, che hai glorificato Santa Lucia con la corona della verginità e del martirio, per la comunione a questo sacro convito donaci energia nuova perché superiamo la forza del male e raggiungiamo la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. E con la benedizione di Dio anche gli auguri a tante che portano il nome di Lucia. Davvero l'intercessione di questa santa possa aiutarci sempre ad accogliere nella nostra vita la luce di Cristo che viene nel mondo. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi il ricordo di Santa Lucia, Vergine Martire, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Lucia la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in Santa Lucia ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Nell'oro.